Uno non può pensare bene, amare bene e dormire bene se non ha mangiato bene. La cucina di un bistrò. Tre giurati dai palati molto esigenti. Due cuochi appassionati per una sfida infuocata. Quattro prove. Manualità, abilità, creatività, presentazione. E a condire il tutto, la nuova promessa della cucina italiana, Simone Ruggiati. Tutto questo è Cuochi e Fiamme. Amici di Cuochi e Fiamme, benvenuti a una nuova effervescente puntata con la mia giuria già in postazione. Come un lampone raro nel bosco più alto che esiste, imboscato, anzi, Fiammetta Fadda. Sì, grazie. Questa cosa è bella, grazie. Riccardo Rossi, il nostro attore, ormai anche esperto culinario, perché ormai assaggiamo di tutto, e la nuova regina della Rotte Romana, da quello che so, scrivo nei giornali, Chiara Masi, hai saputo? Vero, vero. Ormai li conoscete. Daniela, da Taranto. Taranto, carino. Sfida Lisa, da Carmignano, provincia di Prao. E voglio essere rispettato. Allora, le sfide sono quattro, lo sappiamo tutti. La prima non vi dà i punti, però. Chi la vince sceglie il tema o il piatto della successiva, quindi ha una sorta di vantaggio. È di manualità. Buonissimo, con le trofie, la morte sua, il pesto. Ligure, avete davanti a voi basilico, grana, pecorino, aglietto e pinoli e pestello, perché la prova è di manualità. Tre minuti per fare il pesto, via! E ovviamente un ottimo extravergine. Allora, qui, su tutte, perché quando fanno le robe strane, so che te mi bypassi la domanda, però il pesto, bene o male, è comune a tutti. Io non ci metto l'aglio. Come lo fa Chiara Masi? Io lo faccio anch'io senza aglio, non aggiungo il pistacchio, oppure lo faccio di soli pistacchi e lo uso non per condire la pasta, ma magari per, non so, lasagnette, per la parmigiana, al posto del basilico, molte volte lo uso come salsina in accompagnamento. Io lo so già. A me me l'hanno regalato, a Natale, c'era un pesto, c'è proprio ligure, viene dalla Liguria, questo come lo apri te ne accorgi. L'hai congelato? No, no, era proprio un vasetto di quelli, l'ho aperto, molto buono, talmente buono che ho preso un cucchiaio, l'ho messo su una fetta di pane casareccio riscaldato, così. Che meraviglia. E poi ho fatto. Però possiamo dire a tutti quelli che ci guardano che il pesto va fatto così e non comprarlo come. Sì. Che non ci vuole veramente. Neanche con il mini pimer. E neanche col mini pimer. Ma no, perché ossida la lama, arrabbia, si arrabbia col basilico. È vero. Io ho detto mille volte. Fatto piano piano. Oppure asca. Bravo. Bravo. E poi anche un altro trucchetto, puoi lasciare il recipiente e il braccio del mini pimer in freezer per 5 minuti, così si freddano e ossidano meno. Però col pestello c'è più gusto. Poi pensate alla vostra ex ragazza, alla suocera, pensa a qualcuno che ti sta antipalsi, pestate, vi viene meglio. Aiuto? No, per ora no, per ora non posso. Anch'io lo uso molto non per le paste, il basilico, sì, il basilico, il pesto, se si fa addirittura un po' più fluido. Ovviamente, non abbiamo detto la cosa fondamentale, che è l'extravergine che si usa non deve essere, e ve lo dice un toscano, quindi dico il contrario, non deve essere forte, tipo novello, tipo, deve essere un extravergine piuttosto delicato, altrimenti o il basilico... Lago di Garda o Liguria, Liguria. Appunto. Semplice. Rimarrei lì. Va impiattato, 10 secondi, mettete in un vasettino, su. Io sottolineerei negli ultimi 3 secondi di lasciarlo in bello in fresco, dopo ci facciamo due gnocchettini. Stop! Non è la... Hai pestato 3 foglie? Sì. È un pestino. Vi vedo molto serie, tese... No. Tranquille, nessuno vi mangia per ora. Vabbè, meglio questo. Però lei non è di vedere? Più, è più bello. Questo è grossolano. Questo, dai. Sì. Meno Lisa? Male. L'avevo detto subito io. Lisa vince la prova di manualità. Non c'è l'aglio, eh. Non ci sono più
punti, tranquilla. Allora, Cacciucco o Vignarola? Vignarola. Vignarola, il piatto per la prova di abilità. Allora, la Vignarola, ingredienti dietro di voi, 30 secondi per prenderli tutti. Il campanello serve per avere un aiuto dal sottoscritto. Se vi scordate qualcosa, ahimè, per tornare in dispensa ancora per 30 secondi. Queste sono le regole di Cuochi e Fiamme. Via il tempo! Veloci, 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 scattanti, prendete tutto, sennò la ricetta rimane un po' a metà. Voi a casa prendete 300 grammi di cuori di fave, vanno benissimo quelli surgelati. Guarda un po'. Pasta corta, gnocchetti sardi, 400 grammi circa. 150 grammi di pancetta stesa non affumicata, due cipollotti freschi, rosmarino, una bella manciata di pecorino, un tuorlo d'uovo. Stop! What? Stop? Metti la mano così. Scusa. 10 minuti, via! Cuochi e Fiamme! Cuochi e Fiamme! Cuochi e Fiamme! Cuochi e Fiamme! Allora, ingredienti per 4 persone, una casa nuova, poi? Che fai? Faccio una rivisitazione della Vignarola. Praticamente ci... Praticamente? E ti tolgo la roba dal tagliere, Maremma. Vai. Allora, farò una... la rendo un pochino più ordinata, diciamo. Perché ne farò uno sformatino. Rivestirò con la lattuga scottata uno stampino. Vai, vai, vai. Mentre, ah, sì, sì. La difficoltà è riuscire a chiacchierare con me e tagliare. E ne farò una specie di sformatino, diciamo. Quindi usi le cuori di fave, ovviamente, sì, i pisellini. Sì, carciofi. Fai il fondo con l'acciughetta? No, ce la metto dopo, a pezzettini insieme alla burrata. Buona. E ai pinoli tostati. E questa va sbollentata? Sì, la sbollento per rivestire lo stampino. Poi, se mi avanza tempo, ci farò anche un... fondo di burrata frullata, diciamo, su... Ok, ok. La frulli con il latte? No. Ah, ok. Va bene. La menta come la usi? Per decorazione. Per decorazione. Daniela. Ciao. Ciao. Che fai? Io faccio una Vignarola montana. Farò una specie di torretta con della salsiccia fresca, e piselli, fave... Dio, si può alzare la fiamma qui? Sì. Vai. La salsiccia la cuoci in quella padella là in fondo? No, sì, sì, a parte. Okay. Sì. Così si sgrassa e tira fuori il sapore. Perfetto. E, aspetta, gli asparagi? E insieme... scordate, sì. Allora, arrivo da voi, così vignarolamo insieme. Tuffate la pasta in acqua bollente, la prima cosa da fare, subito cipollotto tritato finissimo, fate saltare i cuori di fava. Vi dicevo, quelli surgelati vanno bene lo stesso perché congelandoli la pellicina esterna, che di solito va tolta, si gonfia perché l'acqua diventa ghiaccio e quindi si aumenta di volume, e automaticamente quando le decongelate si sgusciano in un attimo, basta premerle. Le saltate per 3-4 minuti con sale abbondante e pepe nero all'interno. Profumate con un'erbetta aromatica a piacere, ci saltate la pasta insieme usando l'acqua di cottura perché è lì che si tira fuori il vero sapore, e poi preparate con il tuorlo d'uovo e il formaggio grattugiato, sempre con un pochino di acqua di cottura, una sorta di cremina, sbattendolo semplicemente versando l'acqua calda a filo. Con quello andate a mantecare la pasta alla fine. È facilissima. E poi si può aggiungere nel fondo di cottura, io ho dato... anche eventualmente del maiale, quindi la pancetta stesa non affumicata. Dicevo, se volete farla leggera non la mettete, se volete farla più strong, come piace a Riccardo, la fate rosolare insieme al cipollotto, che mi ero scordato lì, diciamo la verità. Allora, parte Chiara. Vignarola, anch'io faccio la pasta e normalmente la faccio più del nord-est perché aggiungo l'asparago bianco, lei aggiunge l'asparago verde e magari un crostaceo anche, che ci sta bene in abbinamento, però ci vuole sempre qualcosa che emulsioni un po', quindi faccio un pesto di menta, un pesto di basilico che comunque leghi tutto quanto il condimento, però gli ingredienti base restano quelli, fave, piselli. L'unica Vignarola è quella di nonna e basta, basta. Io sono tutta pro questo tipo di piatto che si chiama Vignarola, però è dell'orto, non è detto che sia di chi sta in vigna,
Le verdure sono il nuovo innamoramento dei grandi cuochi, che le mettono al centro del piatto anziché come contorno. Noi siamo fortunate perché le abbiamo sempre avute magnifiche in campagna. Io ho dato pecorino e fame perché in Toscana, da buon toscano, il primo maggio si mangia. Abbiamo inventate noi. Scusa. Fatelo dire, dai, non sarebbe. Invece, ecco, volevo darti un consiglio, che queste cose magari non le sai. Ecco, magari fai conto sei fuori casa e a un certo punto al ristorante non sai che prendere, e quel cameriere un po' azzimato arriva a te e dice: oggi abbiamo fatto la vignarola. Prendila! Prendila, perché se te lo dice oggi abbiamo fatto la vignarola, la devi prendere! Perché si vede che lo chef è andato al mercato, era fine marzo, primi di aprile, le verdure, allora ma se tu fammi fare la vignarola oggi, va, allora lì la devi prendere, capito? Ecco questo. Allora, salsiccia sgrassata, anzi, sì, sgrassata e insaporita bene. Sapete che siete brave con le cotture, vi vedo molto, padella a giusta temperatura, brave. Quindi sapore netto e bello concentrato, c'è un profumo qua dietro pazzesco. Qui questo bel mélange di verdure, dove sì, dentro c'è carciofi, fave, pisellini, asparagi e... Cosa hai messo di verde scuro? Piselli, fave. Questo, cos'è? La lattuga. La lattuga, ok. Non l'avevo vista prima. Sì, ok. Estratto. Attenta qua che sennò arrivi a bruciarla. No, come metti tutto insieme nel coppa pasta sul pane? Sì, sì. Stupendo. Bravo. Assaggiate di sapore, visto che comunque è un mix in cottura, quindi... Quanto manca? Manca un minuto e mezzo. Non la frullo con il latte, no. Allora, fai come vuoi, però se tu la usi anche la parte centrale, la burrata è un sacchetto di mozzarella con dentro la stracciatella. Se tu usi più la parte dentro diviene più morbida, se la monti con un filo d'olio ben venga, se vuoi allentarla appena ce la puoi anche mettere, userei più un goccio d'acqua che un goccio di latte, ti dico la verità. Qui secondo me, allora aspetta, spesso quando si cuociono le verdure, per dargli il vero sapore, si tende a deglassare lo zucchero che lasciano in casseruola per farlo riassorbire. Se hai bisogno di aiuto dimmelo, perché mancano 45 secondi circa. Beh, poi fai come vuoi, però io rimarrei così. Poi ti fa l'acqua, signora. 30 secondi. Ah, delfina golosa, ho capito cosa fai. Sei pazzo. 20 secondi, sì, a star con te un po'. Beh, lo si diventa. Come ho imparato qualcosa da te, anche tu puoi imparare, certo, qualcosa. Infatti. 10. Amen. Anche la pulizia. Stop al tempo, piatti sull'alzata. Che bei colori, ragazzi, è vero, viva le verdure. Sì. Vabbè. Spesso, ma è venuto bene, dai. Spesso avvolgendo, mettendo la pellicola che fodera all'interno degli stampini, si stampa in maniera più sicura. Ah, quella trasparente? Ha dato 5 al pezzo di pecorino. Di qua. Allora, sotto c'è il pane, quindi se volete nettare. Mi sembrano entrambi fatti bene, sì, vi dico la verità. Sì. Posso dire solo quello. Ma Daniela ha fatto questo crostone di pane tostato col pomodoro che dà la freschezza, salsiccia rosolata e la vignarola sopra. Perfetto. Allora, mi piace molto l'idea della bruschettona con le verdure, molto sana, che però viene tirata su effettivamente dalla salsiccia. Quindi una bella idea sia di vignarola che di idea creativa, proprio per fare anche nuove bruschette. Sarebbe carino anche da aperitivo, una cosa del genere. È davvero molto buono, brava. Grazie. Bene. Fa casino, non è contento. Quando c'è il piatto carino, l'allegria... Quando vedi la salsiccia. Esatto, guarda un po'. Cosce, no. Che dici tu? Beh, dico che vi invidio. Io dico che è molto buona. Vai. Aiuto? Sì, grazie.
credo che taglierò ancora. Così. E poi quel pomodoro dà una gran freschezza. Pomodoro insalatario. Sì. Non l'ho visto, cos'era, un insalatare, un ramato o un cuor di bue? Era un cuor di bue, sa. Era un ramato. Un piatto molto fresco, anzi, secondo me potremmo inventare un nuovo hamburger. Perché? Se sotto ci avesse e sopra panino dell'hamburger, dato che si rompono la testa cercando di inventare cose così, questo è veramente mediterraneo. Magari legando le verdure in qualche legando modo. Legando forse le verdure, però con un po'. Io personalmente, dato che è Vignarola, dato che è la celebrazione della primavera, non avrei messo il pomodoro, perché in quel momento lì della primavera il pomodoro vero di sole pieno estivo non c'è ancora, però dà una nota acidula piacevole. Contando però che magari le favette, i pisellini si possono comprare surgelati buoni, perché io non consiglio spesso surgelati, però ci sono alcune cose che si possono andare. Ottima idea, Fiammetta. Allora, Lisa invece ha fatto uno sformatino che io romperò adesso. Se è un po' rotto è colpa mia, perché durante il viaggio... È spesso colpa tua. Ti provo. Non ci cado. Gli ingredienti sono gli stessi, la cottura è stata fatta in padella, non c'è grasso qua aggiunto, ma c'è il salino della alicetta e la lattiginosità e cremosità della burrata. Effettivamente ha un gusto leggero e delicato, quindi ti sembra effettivamente di mangiare una cosa non troppo calorica. Non so se volessi fare una crema con la burrata. Sì, dovevo, se avevo il tempo volevo. Però fare secondo me così è perfetto, cioè va benissimo in abbinamento così, sì. È giusto. Oh, arrivano le mie verdure che sto a dieta. Molto buona anche questa, direi, come direbbe Fiammetta, più centrata, cioè la Vignarola è proprio questo, perché c'è una buona cottura delle verdure, dei legumi e non vedo l'ora di mangiarne un chilo e mezzo. Dopo ti porto l'uovo. Esatto. La burrata ci stava bene? Sì, ne ho presa poca ed era quel giusto che... No, c'era anche dentro. Sì, lo sentite? Ottimo, gli dava... Guardi così l'assaggio. Dai, su. Qui il vero plus della ricetta è nella croccantezza della cottura delle verdure, che sono molto croccanti e non è una cosa banale, perché di solito si cuociono comunque troppo. Vantaggio del wok, ma anche di tutta una tradizione che sta arrivando da noi. Mi piace molto, non amo molto il freddo della burrata insieme al tepore delle verdure. Secondo me poteva stare anche senza, con il sapore un po' dell'acciughina che lo tirava su, non c'era affatto bisogno dell'aggiunta della burrata. Molto bene, dai commenti prevedo dei voti piuttosto alti. Prima Daniela. Bravo. Il crostone di Vignarola con la salsiccia e il pomodoro, solo a vederlo fa fame. Sì. Poi Lisa, la versione diciamo più light, anche se c'era un pochino di burrata, scrigno di Vignarola. Ragazzi, le verdure piacciono alla nostra giuria. Con burrata, bravissime, 15-14, un punto solo, vince Daniela. Bene, bene, bene. Mi è venuta un'idea, 5 minuti pubblicità. Bentornati in studio qua che in fiamme riparte alla grande. Allora, prima sfida,
fantastico. Si parlava di verdure, Vignarola, ha vinto Daniela per 15, quindi un plain a 14, un punticino solo, giusto forse per la che c'è Riccardo che salsiccetta spinge di più. Si parla di frutti, ma non la frutta. Frutti di mare o frutti di bosco? Frutti di mare. A quest'ora è meglio così. Sono i frutti di mare l'ingrediente base per la prova di creatività. Frutti di mare, che siano bivalve di solito, cioè quindi il mollusco bivalve, cozze, vongole, lupini, eccetera, eccetera, vanno ricettati e resi creativi, quindi sia una pasta che un contorno, che un antipasto, ma dategli un qualcosa di particolare, soprattutto per Fiammetta che vuole lo zing. 30 secondi di tempo per fare la spesa, via! Anche uno spaghetto con le vongole! Il mio primo piatto preferito, dadini di pane tostati, formaggio grattugiato, zucchine, fiori di zucca, cozze, vongole, prezzemolo, attento alla porta, uova, farina. Qua abbiamo una tagliatella, dei moscardini, delle belle vongolone giganti, vongole veraci, zafferano, peperosa, aglio, stop! Claims. 10 minuti, via! Sono stato in Montenegro quest'estate e ho chiesto una zuppetta di vongole, no? Mi hanno portato una terracotta grande così, con i tartufi di mare aperti al limone. Purtroppo c'era un chilo d'aglio, però una roba paura che se la chiedi in Italia, purtroppo, la paghi 60 euro. Che fai tu? Allora faccio delle... Fai scaldare bene prima la padella. Sì. Vero? No, ma non è... Perché vuol fare che sia ben calda e poi? Allora faccio delle fettuccine con frutti di mare, moscardini, frutti di mare, vongole, fasolari, moscardini. Lesserò le patate insieme alla pasta a dadini piccoli. Tagliale, vabbè, tu, allora, non ti dico niente per un motivo, perché prima ha usato questo coltello per tagliare il cipollotto e l'ha fatto a velo. Io non so come ha fatto, però l'ha fatto a velo. Perché questo coltello è facile tagliarsi per queste cose, però capisco che a casa tutti sono abituati a usare coltelli piccoli. Stavolta ti lascio perdere. Come le cuoci quindi con la pasta? Allora, l'acqua della pasta la mettiamo al massimo. Sì. Faccio dei dadini di patata e li cuocerò insieme alla pasta. Poi li unirò ai frutti di mare e alla fine profumerò con zafferano. Ok. E un po' di peperosa. La cuocerai insieme alla pasta buttandola appena prima, perché mi sa che quella pasta cuoce veramente in poco tempo. Sì, sì, no, infatti prima la patata cuocerò. Ok. Allora, questa donna è una cacciatrice, in senso vero cacciatrice, cioè va a caccia. Sì. Dai, racconta, non ci vedo. Che racconto? Uscire così. Invece sì. E a caccia di? Allora, a me piace la caccia alla beccaccia, quindi con... Ho pensato subito ai crostini con la beccaccia. La beccaccia su crostone, infatti, è uno dei piatti che faccio. Tipica anche toscana, proprio sì. Il crostino con la beccaccia. Sì, sì. Allora... Anche la doppietta? Tan tan? No, ho un sovrapposto, non una doppietta. Eccolo! Posso chiederti un aiuto? Sì. Comunque lì abbiamo capito, una pasta gialla profumata al pepe. Se puoi aiutarmi a fare la pastella. Friggi? I fiori? Sì, sì. Ok. Pastella come? Con uova, farina. Uova intere? Sì. Acqua frizzante. Uova intere? Sì. No. Ma richiedilo. No, la terza. Uova intere, che uova intere siano. Allora, tu non mi hai detto che se c'è una cosa a cui non rinunci è il panino con la mortazza, come dire. Brava. Perché è la cosa più semplice che si possa fare, è la cosa più buona, credo. Qual è il tuo panino preferito? La rosetta. La rosetta, ok. Brava. Volevo arrivare a quello. Allora, come siamo messi sentimentalmente? Io sono sposata da 16 anni, ho 3 splendide bambine. Di quanti anni? Aurora 12 anni, Angelica 10, Arianna 8 anni. Sono le mie prime fan, diciamo. Tu che lavoro fai? Sono principalmente, diciamo, casalinga, però organizzo eventi. Tipo? Eventi, ho appena concluso un evento per gli sposi giù a Taranto. Ah, ma ne abbiamo spesso noi concorrenti che, diciamo, non sono cuochi, non sono del settore inteso in cucina, ma lavorano
con la ristorazione proprio, quindi tipo catering organizzi eventi? No, no, proprio organizzo il tipo wedding planner. Ah, ok, perfetto. Allora, io non so, come dici tu, quanto la vuoi spessa. Io la pastella per i fiori la faccio sempre piuttosto sottilina. Tu devi farli farciti? Sì, sì, devo chiudere. Aspetta. Finisci pure. Aspetta, ma ti come... Scusa, ma non è che ti si apre un frittura aperto così? Perché no? Ho avuto difficoltà a togliere il pistillo. Ah, allora te la faccio appena più spessa, sì, così ti rimane più collosa. Magari fai così, provane uno quando friggi, dovrebbe bloccarsi, altrimenti aggiungiamo farina o altrimenti ti prendi dei pezzettini di spiedino, lo blocchi e poi lo sfili. Va bene. Lei ha suonato? Sì, sì, per favore, mi sguscia un po' di frutti di mare. Ah, grazie. Beh, ma questa cosa del campanello è obbligatoria? Sì. Allora, ma dato che lei però mi ha detto mi sguscia. Ha detto a chiamata, ho detto mi sguscia. Ma ci fosse anche qualcuno della giuria che vuole aiutarmi a magari farlo? Magari ci fosse, invece non c'è. Hai capito come mi vogliono bene? Oddio, non riesco ad accendere. Oddio! Guarda, quello se poi vado io, fai sguscia no, le cose. No, stai lì ora. Va bene. Spesso è la presa elettrica. Allora, ti lascio qua il sughetto, vero? Prendi l'attrezzo idoneo, Simone. L'attrezzo idoneo è questo. Lo lavi, così si raffredda. Ecco. Allora, ricette con i frutti di mare, Chiara. E li con usi come pizza. I frutti di mare è un couscous fatto stile Sicilia, quindi stile alla trapanese. Però a me piace con l'aggiunta dei legumi. Per cui magari se si fa anche un'insalata con i frutti di mare, quindi secco, non in umido, aggiungere dei ceci, semplicemente. Oppure anche molto buona con la zucca. Quindi mi piace anche da morire la crema di zucca con i frutti di mare. Per dare un po' di salinità, sì, perché ricordiamo esatto, che è l'acqua dei frutti di mare. Ma anche la cosa, semplicemente una linguina con le vongole con l'aggiunta della zucca. Oh, mi sta venendo fame. Rick? Io un fritto di calamari e gamberi, grazie. Frutti di mare, il mare dà tanti frutti, tra vabbè, cui allora, i calamari e i gamberi. Anzi, solo le rotelline, così. Le rotelline sarebbero i totani? Sì, le rotelline. Le solo le rotelle, perché? Per favore, fritte, 100. Tu sei come... Come i bimbi. Tu sei come i bambini che pensano che, cioè, che nel mare nuotino le rotelline, allora, di totani. Dire, sì, esatto. Sono degli animali intervertebrati. Basta? Dai, dai la ricetta delle rotelle, su. Delle rotelle? Frutti di mare a rotella. Tagliate dei totani, li sciacquate sotto acqua corrente, li asciugate e li passate con la pasta aggiungendo la farina di grano duro rimacinato, non la 00, di grano duro rimacinato, quella per il semolino. La scolate bene con la pasta, facendoli saltare in modo che si vengano tutti ben avvolti dalla farina, ma va via l'eccedenza. Scaldate un'abbondante padella, cioè di olio, cioè una padella con abbondante olio di semi di girasole caldo o di arachide. Li friggete pochi alla volta e li scolate su carta assorbente. Però questa mi sembra abbastanza semplice. Bene, va bene così. Poche fiamme, semplice. Va bene. Devo dare uno spaghetto. Dai uno spaghetto, dai, su, sennò no, sei no, triste. Vabbè, no. Fiammetta e frutti di mare? Frutti di mare, mi piace una padellata di frutti di mare, semplicemente così, che si aprono, si filtra la loro acqua, un po' di prezzemolo e un leggero profumo di aglio. Li mangio così, con del pane grigliato. Stop. Adesso do un consiglio. Quando si fa la pasta, tipo lo spaghetto, la linguina, i frutti di mare, va fatto questa cosa. Padella calda con aglio e peperoncino si fanno aprire i frutti di mare. Appena cominciano ad aprirsi, si toglie il coperchio, si spegne, si sgusciano, se si vogliono sgusciare o se volete lasciare col guscio, li tirate su con una schiumarola, li mettete in un recipiente con il coperchio. Una bulla e ci mettete il coperchio della padella, così ci rimane il vapore e non si asciugano. Sì. E rimangono appena cotti. Nel sughetto sotto ci cuocete la pasta, la butuffate in acqua salata fino a che non si piega. E poi tutto in padella aggiungendo l'acqua. Così assorbe il liquido dei frutti di mare, ci va dentro la pasta. E nell'ultimo secondo ci aggiungete il pesce. Il goccetto di vino quando lo metti? Il vino non lo metto con la pasta. Non ti pareva. 3, 2, da acidità, 1, 0, stop! Scusa, quando faccio la pasta non metto il vino. Se li devo mangiare tipo sotessi, se faccio la pasta no.
Va bene. È finito il tempo. Finito. Scusate, ma quando a voi nella fiamminga vi rimane quell'acqueruggiola meravigliosa, quel sugo, non ti viene in mente di metterci dentro 500 grammi di bavette? Per rigirarlo così? Ma dai, anche col pane. Anche col pane. Capito? No, pane, è già finito. Scusa. Non lo faccio più. Cosa ha messo? Attenzione a qualche fiamme. Una cosa della rugiada. Che è successo? Niente. Filo d'olio, cos'è? Allora. Vabbè, dai, lo prendo così. Brava, Chiara Masci. Bene? Sì. Scotta? Com'è? Buono? Scotta. Le cozze? Le senti? Buono? Consigli degli acquisti. Mamma mia. L'ha tirati fuori proprio un secondo prima. La pastella non doveva essere croccante. Come no. Attenzione, io ho detto tre volte, due volte. Poi sono stato... No, perché aspetta, mi piace l'idea del fiore di zucca ripieno con il frutto di mare, quello assolutamente sì. Il problema è che ovviamente nel mangiarlo esce ovviamente tutto il liquido del frutto di mare e la pastella fuori, che dovrebbe essere molto croccante, secondo me, per contenere e per reggere anche il ripieno, non è... è molto morbida. Perché fatta così non può venire croccante. Molto, con l'uovo intero, morbida. La farina e l'acqua. Però poi c'è anche una cosa, che comunque la cozza dentro, lascia messa così, lascia un sacco di liquidi, quindi automaticamente ti allenta subito la pastella. Anche se la fai croccante, dopo te la ammorbidisci. Però l'idea è carina. Il pesto di cosa è fatto? Zucchina e pecorino. A crudo? No, cotta. Cotta? Sì. Ha avuto un bel colore. Assaggiale con la salsina, ricca, che secondo me col pecorino te apprezzi di più. I frutti di mare si possono avvicinare ai formaggi a pasta dura stagionata, cioè in piccole quantità. In piccole quantità. Effettivamente la panatura è un po' grossia. Però buono. E il pecorino ovviamente si sente poco il frutto di mare, effettivamente. Sì, c'era solo due cozzettine. Sì. Hai usato l'acqua dei frutti di mare per cuocere le zucchine? No. Ballata. Quella potrebbe essere un'ottima idea. Ah. Ma l'idea è carina, però purtroppo la parte fritta non è riuscita, è diventata una spugna. Però è molto... Tutto il piatto è molto armonico, perché è molto delicato nell'insieme e questa leggera salsina non sente troppo il sapore del pecorino, che è violento, e quindi si abbina anche col frutto di mare, che è delicato comunque. Vado, eh? Sì. Marco, c'è. Lisa ha fatto tagliatelle, frutti di mare, zafferano, pepe rosa con le patate. Pescati una vongoletta. È un piatto sicuramente preparato bene, dove lo zafferano non è invasivo, cosa giusta, nel senso che... Scusa Chiara, sì. Mi sa che l'ha messo solo sopra. L'ha messo solo sopra? No, ho usato anche un po' del liquido dell'ammollo per sfumare i frutti. Fantastico, bravo. Mm. Quindi si sposa molto bene, buono. L'aggiunta della patata è carina come idea. Non la trovo sinceramente un valore aggiunto, nel senso, potrebbe esserci, potrebbe non esserci, il piatto comunque armonico ed è buono. Scalpita. Guarda che belle vongolone che ci sono. Sì, adesso ne prendo 100. E anche questa qui che è buona. No, questo è aglio, non l'hai riconosciuto? Allora. L'avevo visto. Lo so, succede, l'aglio è così. Sono come i guanti, sono belli li perdi. Questi discorsi. Questo è un piatto che va mangiato alle 12:30 al mare, chiedendo il conto subito dopo e andando al cinema. È una domenica che piove.
C'è sempre quest'area di tristezza. No, ogni volta c'è il male. Cioè, sei al mare e poi vai al cinema. Sì. Cioè. Se al mare è brutto, che fa? Ma andiamo al cinema, no? Così è normale. Fatto un complimento stupendo. È un complimento. Io personalmente preferisco un tipo di pasta senza l'uovo, con i frutti di mare, magari uno spaghettino sottilissimo, persino un cappello d'angelo. E la patata in questo caso non c'entra, forse poteva servire se si fosse stemperata per creare una cremosità che però qui non è necessaria. Credo di aver detto tutto. Con lo stesso colore del piatto. Per Daniela, da 1 a 5. Per poi arrivare alla tagliatella di Lisa, con il giallo della tagliatella. Dodici a otto per Lisa. Passo davanti, 26 a 23. Allora, qui si parla di presentazione, non lo mangiano. Semifreddo o tartufini? Pensa a come poterli mettere giù belli. Tartufini. Belli. Good. Tartufini, quello è l'ingrediente per la prova di presentazione. Tartufini, ce li avete già pronti? Dovete però decorarli, presentarli e renderli ammalianti per i nostri tre giudici. La spesa è fatta, avete 7 minuti per realizzare un piatto bello da vedere più che da mangiare. Via! Che fai, Lisa? Allora, io faccio qualcosa che è un po' da bambini, diciamo. Faccio delle api. Delle api? Delle api, tartufini. Ma usi il pastigliaggio? No, 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 no. Mi farò dei tartufini semplici con amaretti e mascarpone. Ah, li fai tu proprio? Li faccio io, sì, no, no, li faccio io. E li decorerò con delle righe di cioccolata, metterò un pungiglione, che sono i finoli, e la le metti ali. Sul fiore? Sì, speriamo. Chiara mi chiedeva, ma quali sono i tartufini? Dico, vedrai che adesso te ne porta uno Simone per fargli fartelo capire vedere. Quali sono i tartufini. Di cioccolato. Ma sono quadrati? Sono tartondi, quadrati. Normalmente. Rotolati poi nel cacao. È commestibile? Un tartufino quadrato. No. Buono. Per me va bene così. 5. Tartufino, buono. Ma hai mai mangiato un tartufino? Lui conosceva il tartufo gelato. Ah. Si può fare anche semplicemente una ganache con cioccolato e panna, la aromatizzi e poi quando è fredda li rotoli nel l'impasti e li rotoli nel cacao. Vabbè, facciamo un prodotto anni 80. Sono un po'... Sì. Io non li amo. Sai perché poi, diciamoci la verità, ti arrivano con il caffè, no? Quindi nel momento dove poi da una cena ti alzi per capire dove vai, ti mangi il tartufino che si impasta praticamente. Ti impasta tutta la bocca. Esatto. Che hai di 4 vodka e finisci la sera al ristorante così. E trovi poi il ristorante così, vedi questa, ma quando si alza? Quando ti risvegli col conto qua, no? Dottore? Dottore? Come quando vai a cena verso un quarto alle 11 e fa, mi prendete ancora a cena, mangiamo una roba veloce. Poi dopo ti fai prendere la mano. Sì. Sono quelli che cominciano a spazzare, come dire, sì. Ti guardano. E ti senti in colpa, sai che il conto aumenta sempre. Allora, di qua quindi li faccio... Ah, rotolati nel cocco. Sì. Mm. Qui siamo già a montaggio. Ho fatto una glassa semplice e sto decorando a fantasia. La glassa semplice cosa intendi? È zucchero a velo e acqua bollente. Solo che mi è venuto un po' il liquido. Perché non si fa così la glassa. Sai, se vuoi farla che ti rassoda, poi ti diventa anche croccante, fai albume d'uovo. Sì, lo so. Zucchero sì. A velo e succo di limone. Fai la ghiaccia reale, sì. Sbatti e poi quando si raffredda ti diventa bianca lucida e ti secca gli elementi intorno, però dai, ci stanno.
insomma. No, te, ci stanno. Ci stanno. Fidati di me. Ci stanno. E adesso perché la colori? Sì, la volevo colorare. Poi ricordati che i tartufini sono rotolati nel cacao, che è una polvere, quindi sì. se tu li immergi potrebbe staccarti la polvere. Però l'idea è carina. Cos'è invece? Colorante rosso? Sì, colorante rosso. Vogliamo aprire il capitolo del cake design? Sì, per favore. Colorante, ghiaccia, reale. Che adesso pastigliaggio. Pastigliaggio. Apriamo questo capitolo. Vabbè, qui non c'è grandi cose. Allora, la ghiaccia reale, ghiaccia reale. È quella che fa tutte quelle decorazioncine. Sai quelle, quei ricciolini, le chiavi di quelli violino, quelle cose che poi si asciugano bianche. Per la zucchero. È zucchero. Hai visto cosa so? Zucchero, il boom è il questo zucchero. Questo è una patatina. Questo qui è pastigliaggio o zucchero plastico che si usa per fare, si tira e si usa per fare quelle coperture precise per fare le torte decorate. Per fare anni 60, via. No, no, più adesso. È molto attuale, sì. Addirittura ci hanno fatto anche, ci sono anche dei festival. Soprattutto in America. Sì, sì. Fanno tutte queste cose, trasformano delle torte che non sono più, diciamoci la verità, tanto buone da mangiare, no. Ma solo belle da vedere. Però ti tirano fuori delle sculture fatte di pan di Spagna, in pratica. Vabbè, proprio perché... Però polistirolo, un piano, no, torta, no, capito. Bellissime da vedere. Spagna, sì. Cioè una grande... Voi lo usate questo dopo? Cosa? Hai visto? No, non lo so. Da lì, concentratissime. Dai, fai la mossa, dai. Che fai, un orecchino? La regala io. Tanto prima però un anello arriva. Amore, ecco, c'è un totano più che un anello. Questo. Per una catena proprio. No, mi hai chiesto totanini prima. Di dimensione. Mamma mia. Adesso, signori di Cuochi e Fiamme, amici telespettatori, è ufficiale. È ufficiale. Da oggi, con un pezzo di zucchero, la dolcezza del rapporto fra Chiara Maci e Riccardo Rossi è sigillato a doppia mandata. Consacrata. Vorrei ricordare a Chiara che i migliori amici delle ragazze sono i diamanti. Come dice quella roba lì. I migliori amici di una ragazza sono i diamanti. Riccardo Rossi ha fatto così. Ha cercato il portafoglio e ha fatto ma. Non ho amici. Missing. Non ho amici. Oddio, io invece vorrei ricordare a Chiara che è Riccardo Rossi. Grazie. I tartufini. Allora, usate il pastigliaggio? Riccardo, usate per... No! Che fai? Sto facendo, cercando di fare delle caramelle. Ok. Quindi il pastigliaggio si presta a questi che giochi infantili, design, così. Che... Sai che lo zucchero, se tu lo colori, per fare le caramelle, aggiungi anche un po' di acido citrico, che esiste anche in polvere, e lo tiri, forma un filamento all'interno, che se lo lasci così rimane trasparente, ma tirato... riflette la luce, quindi viene zucchero satinato e serve per fare tutti questi fiori, queste cose che alla luce sono bellissime. E per mantenerle vanno tenute nelle cassette con l'antiumidità. È abbastanza complesso fare le cose elaborate, decorative di alto livello, però sono stupende. Hai perso il pungiglione? Ah sì. Un macello. Comunque io farei un alveare, secondo me. Ok. Signori, chiacchierando, mi sono sbagliato io. E non vi ho detto che è finito il tempo. Prendo io, va. Facile da portare, anche. Questa che ha fatto? È ha volato. In terra ha volato. No. Vola tutto qui. Carini, eh? Pensateci, non dovete dirmelo subito, pubblicità. Eccoci tornati in studio qua, Cuochi e Fiamme. Ha elaborato con le nostre due concorrenti, Daniela e Lisa, le quattro prove necessarie per capire chi si porta a casa. Il super kit di Cuochi e Fiamme. Lisa conduce 26-23 su Daniela. L'ultima prova chiedeva, elaborate in maniera visiva, dei tartufini. Adesso giudicate il piatto di Daniela. Allora, qui hai una coppa bellissima che
Sta anche bene in abbinamento con i tartufini. Quello che è un po' impreciso sono le coperture, ovviamente, che non hanno aderito bene, quindi ci sono solamente in alcuni punti. E poi ci sono queste finte caramelle, immagino, che contengono il tartufino dentro, che è carina come idea. Ecco, fatte magari con la pasta di zucchero, diventa un po' difficile anche l'idea di scartarla e di poi di mangiarla. No, mangi tutto, poi dopo mangi fai tutto. Una trasfusione. Una botta di vita. Però a livello cromatico è carino, divertente, ovviamente infantile anche questo, perché il tartufino ricorda un po' le cose infantili. Però dai, una festa per bambini ci potrebbe stare. Hai già parlato anche dei figli? Not yet. Coppa vuota sembra un po' un avanzo. Qualcuno che ha già ravanato qui dentro, a fine serata la giacca messa qui, mi aggiro per un tavolo, dico vabbè, poi a me prende quello che vai tipo iena per il tavolo. È una iena, bravo, una iena che gira, becca questo coso, che sembra veramente, scusami, un po' sbocconcellato da altri commerciali. Una porzione? No, è una porzione scarsa in una coppa di sovradimensionata. Scarsa, secondo me Hansel e Gretel. Ho capito, però svenivano. Poi questa roba qua effettivamente è un po' anomica. Anomica? Senza, sì, senza nome. Ti ammetta. Beh, la lezione numero uno di divertissement degli infanti, dove non ci sono pericoli, perché male qui non si possono fare, devono solo fare questi piccoli, mettere queste cose qui, si divertono, giocano. Però insomma, se pensiamo che l'ha fatto un bambino o una ragazza in un momento infantile, può anche andare bene. O in 7 minuti. Oppure in sogno. 7 minuti, ma chi avrebbe detto che i tartufi fossero così difficili da interpretare? Esatto. Ma perché uno dice tartufi, facile, no? Tartufi. Ma magari Daniela ha un momento artistico infantile, sta pensando con tre bambini. A dei bambini. Cioè le tre bambine, no? Sì. Tre donne, capito? Gli fa queste cose per fargli mangiare tartufini. Allora, con questo splendido fiorellino giallo, dove ruotano attorno le apette di Lisa. Qui invece sei riuscita a rendere il tartufino non più una cosa infantile, ma più elegante, più delicata. Apprezzo i colori, perché c'è questa trasparenza del bicchiere e del piatto che sta benissimo con il giallo, quindi tutto molto pastello. E è carino, secondo me, il gioco dell'ape. Tu ce l'hai spiegato prima, però effettivamente è carino anche questo. Tartufi qua sono di amaretto, eh? Amaretto e cocco. Ah, di amaretto e mascarpone, quindi carino che li hai fatti anche ad hoc. Qui lo sbrodolaggio. No, è fatta apposta. È fatta apposta. Infatti. Assolutamente. Vedi, bravo. Luna Park dell'Eur. C'è la club, parte uno. Sai, a Roma è un'istituzione. E il concetto è proprio questo. Ti devo dire che questo giro delle api attorno al fiore, ricordiamo, le api vanno sul fiore, mi fa molto ridere. Invece questa, che è quella cascata qui con la sua aletta qua, mi fa molto ridere e lo trovo quasi una cosa al cartoon. Ok. Qui quello che è carino e che ha elaborato, esatto, il tartufo. Beh, diciamo che più che api sembrano calabroni, ecco, perché sono enormi e anche bombice, sai che è quella, non punge, è quello molto grosso, sì, che a strisce. Fritto dorato, buonissimo. No scusa, sì, può darsi, nel Matto Grosso succede. Naturalmente, data la dimensione, anche il fiore è sulla dimensione dell'ape. Siamo un po' preoccupati per questa che è caduta. Beh. E che quindi siamo molto tristi che sia caduta. Ci dispiace, però non è vero, sta bene e quindi l'abbiamo rimessa a posto. Carino, ecco. Bene. Allora, torniamo seri, perché c'è da capire chi si porta a casa l'alveare di attrezzi di qualche fiamme. Questo è il piatto di Daniela, la coppa golosa, il caramello e tartufini. Invece lì calabruni del Mato Grosso. Giro in giro sulle api. Da Prato, Lisa. E si prende 12 punti contro i 7 di Daniela. Vince la puntata, si porta a casa il kit di qualche fiamme.
38 a 30. Dammi un bacio. Venite con me che vogliamo verso un'altra puntata di Cuochi e Fiamme domani alle 18.40 sulla 7D. Io una fetta me la mangio. Complimenti, quello che sei bravissima. Adesso messa a me. Lo so perché tu capisci, lo vedi da capo, ma lei stessa, ma andiamo a rivedere. Scartala, attento, ti fai male. Cioè, attento, c'è. La betta! La betta! Ti mangi la carta? Mamma mia, la plastilina è quella, non è quella.